Amici e amiche di Play with Prince, eccoci qui con Dredge. Oh, finalmente ho avuto modo di provarlo anche io, cioè in realtà non ancora, sto per provarlo qui per la prima volta con voi, ma voglio dire, è un gioco indie gettonatissimo, ci hanno giocato in tanti, se ne è parlato strabene, e finalmente ragazzi ho la possibilità di metterci sulle mani, di portarvi un gameplay. Quindi, andiamo subito con nuova partita. Dragaggio delle profondità. Il gioco dovrebbe essere incentrato sulla pesca, però con un comparto narrativo piuttosto interessante, ambientato in un mondo quasi Lovecraftiano, da ciò che ho capito. Offerta di lavoro, cercasi pescatore. Ok, quindi abbiamo questo pescatore in barca che fa una sorta di incidente. Si è schiantato, peggio del Titanic. Contro un'isola, contro un faro, perfetto, ha sicuramente 10 decimi di vista, questo buon marinaio. Vabbè che forse c'era un pelino di nebbia. Ed ecco la ridente cittadina di Vatte la Pesca, non sappiamo ancora il nome. Quindi, la luce del mattino ti pervade gli occhi, cerchi di metterti seduto, ti trovi sul molo freddo e bagnato su cui sei crollato la notte scorsa. È lunedì, giorno 1, sono le 6 del mattino, in alto abbiamo anche una bussola e delle indicazioni che per il momento almeno non so a cosa facciano riferimento. Un uomo basso urla ordine ad alcuni operai che scendono da una barca lì vicino. L'uomo si accorge di te. Benvenuto a Midolla Maggiore. Devo ammettere che come prima impressione è stata alquanto teatrale. Vedo che hai già fatto conoscenza con gli scogli frastagliati della baia. E questo è il sindaco, ragazzi, questo simpatico metto con la bombetta e le mani da Gianni Morandi, evidentemente. Non hai notato il faro? Era puntato proprio verso di te? Beh, pazienza. Sono contento di vedere che il nostro nuovo pescatore si è ripreso. La tua barca era troppo danneggiata, ma ho chiesto ad alcuni abitanti di spostare le tue cose su una delle nostre vecchie imbarcazioni. Più tardi parleremo di altri dettagli in merito. Vai pure in mare a pescare un po'. Cioè, non mi dire cosa devo fare, però, ho capito che sei il sindaco, però. Prova a riempire la stiva mentre impari a orientarti fin tanto che è giorno. Ah, credo sia superfluo dirtelo, ma assicurati di tornare entro il tramonto, prima che sopraggiunga la nebbia. Fai molta attenzione allora, non farti cogliere di sorpresa. Ok, Midolla Maggiore, ecco il nome della ridente cittadina dove ci troviamo. Quindi possiamo prendere subito il controllo dell'imbarcazione. Spostarci con la levetta avanti o indietro per andare appunto avanti o in retromarcia e virare a sinistra e a destra tranquillamente. Ruota la visuale con la levetta destra, l'altezza andando su e sotto sempre con la levetta destra, perfetto. Spostati in una zona di pesca, cerca gli schizzi sulla superficie dell'acqua, dopodiché premi A per iniziare a pescare. Quindi possiamo pescare in qualunque posto o deve essere un posto specifico? Proviamo a premere A qui, no, però vedo che qui ci sono dei pesciolini e delle bolle, quindi ci posizioniamo sopra. Esatto, appare l'icona. Acque agitate, riserva abbondante, costiero. Inizia a pescare con X o quadrato, ragazzi, da PlayStation. Premi A al momento giusto, quindi sgombro australe, dati sulla specie aggiunti all'enciclopedia. Ok, quindi abbiamo pescato uno sgombro e raccoglio scarta. Misura 18 cm, condizioni fresco, lo prendiamo e lo possiamo posizionare in questa griglia dell'inventario in pieno stile Resident Evil, diciamo così. Perfetto. Ah, possiamo pescare di nuovo? Ok, fammici prendere la mano. E 1, e 2, e 3. Penso che abbiamo beccato le tre cose. E abbiamo pescato un altro sgombro. Ok, suppongo che siano proprio i pesci base, ok? Quindi tipo easy peasy. Potremmo anche pescare di nuovo, ma io direi di inoltrarci in acque un pochettino più difficili. Merluzzo. Ciao Maurizio, ti abbiamo aggiunto alle specie dell'enciclopedia. Lo posizioniamo qui. Come vedete è più grosso degli sgombri. Proviamo a pescare ancora. Ok, un altro merluzzo. Lo mettiamo. Si può ruotare, sì. Quindi in questo caso magari lo metterei qui.
E proseguiamo. Sono le 10:40 del mattino. E vediamo, intanto con Y, ragazzi, abbiamo appunto l'inventario, ci dice anche la velocità della barca, la velocità di pesca, le luci che sono spente al momento, poi la cabina con delle attività, la mappa, l'enciclopedia e dei messaggi. Vediamo le attività, un nuovo inizio, pesca il pesce per la giornata. Credo che questa prima fase sia molto tutorialosa, di conseguenza ci permette di muoverci solo in acque vicine alla baia, per quanto poi siamo comunque vicinissimi alla baia, appunto al porto. Vediamo se possiamo ripetere l'azione qui. Qui sì. Vedete com'è abbastanza semplice, almeno per il momento. Pescare, poi suppongo che più in là, in acque più pericolose o comunque con pesci più rari, sicuramente il tutto sarà più difficoltoso. E intanto si è fatto piuttosto tardi, sono le 6, quasi le 7 di sera. Proviamo ad andare qui e non possiamo. Io direi che si è fatto piuttosto tardi. Magari accendiamo le luci, com'è che si faceva così, perfetto. E dopodiché ci dirigiamo. Allora, qual era la nostra baia di Midolla Maggiore? Quella a sinistra o quella a destra? Già mi sono perso. Forse veramente questa qui. Andiamo a vedere. L'esposizione alla nebbia e ad altre cose fa aumentare il panico. Per calmarti, resta in prossimità di luci intense oppure dormi. Ma si può dormire mentre siamo al largo nella nostra imbarcazione? Non lo so. Allora, ci avviciniamo qui, attracca. Dobbiamo tenere premuto. Scaricatore. Sembri perso, pescatore. Stai cercando un posto in cui vendere quello che hai pescato? Midolla Maggiore è sul lato ovest della baia, quindi è l'altro, non è questo. Tieni d'occhio il faro, d'accordo? Meglio non perderlo di vista per troppo tempo. Quindi questa è Midolla Minore, giustamente, però c'è un commerciante. Allora, eccolo qui. Entra in un negozio molto illuminato, pieno di oggetti d'epoca, gioielli e altri ninnoli. Un uomo anziano ti scruta da dietro i suoi occhiali argentati. Salve, ma tu sei... No, non credo di averti mai visto. Perdonami, i miei occhi non sono più quelli d'un tempo. Oggetti d'epoca e gioielli sono la mia specialità. Acquisterò qualsiasi singolare chincaglieria tu sia disposto a vendermi. Fai mica qualcosa di interessante oggi? Abbiamo dei pesci freschi di giornata, caro il mio commerciante. Vediamo se ti può interessare del buon sgombro. Come facciamo a venderglielo? Ah, questo vende tutto solo in... Vende e acquista solo ninnoli. Per cui mi pare di capire che non è interessato ai nostri pesci. Oh, questo l'ho messo in magazzino. Quindi questo sarebbe il magazzino di Midolla Minore, giusto? Che è diverso da quello di Midolla Maggiore. Proviamo a lasciare un pesce qui e torniamo al villaggio. Qui ci sono acque agitate dove però possiamo pescare. Vedo anche l'icona di un calamaro. Proviamo a pescare. Calamaro freccia, dati sulla specie aggiunti. Ok, d'accordo. Lo mettiamo qui. E proviamo a pescare di nuovo, già che ci siamo. Ne abbiamo preso un altro. Mettiamo qui. Peschiamolo ancora. È pieno di calamari qui. Allora facciamo il... Ah, questa zona è stata sfruttata al massimo, d'accordo. Però vedo il nostro occhietto lì in alto che sta andando quasi di matto. Il che ci fa intuire che dovremmo metterci quantomeno al riparo. Ma è questo Midolla Maggiore? Ahia, scafo danneggiato, merluzzo si perde tra le onde. Che brutta cosa. Ok, attracca. Ma questa non è Midolla Maggiore, questa è Isola Roccanera, ragazzi, ci siamo completamente persi. Allora, villa in rovina o bottega? Villa in rovina. La porta è chiusa, perfetto. Per cui bottega. La bottega sembra inutilizzata da decenni, possiamo entrare o andare via, ma entriamo, è notte, sono 3 di notte. Entri prendendoti un momento per abituare gli occhi alla penombra. Cosa vuoi fare qui? Raccogli gli oggetti. E raccogliamo gli oggetti. Trovi alcune terrificanti creazioni tra i detriti. Ma come? Allora, un simbolo della rovina che si può installare in un'ora.
che è un simbolo degli abissi inciso su questo piccolo talismano. Attirerà di certo l'attenzione di coloro che vi sono in sintonia. Interessante ma inquietante. Motore arterioso, un'ora sempre di installazione, aumenta la nostra velocità di movimento. È un motore grottesco dotato di pale ossee alimentato da un cuore pulsante. Battelo in unisono con il tuo. Inquietantissimo, ragazzi. Abbiamo trovato il cuore di Cthulhu, praticamente. Allora, mettiamolo... non lo so, qui. Non ce lo fa mettere. Forse bisogna metterlo... vediamo un po'. In zone specifiche, oppure... bisogna farcelo montare da qualcuno. Non saprei. Però non ce lo fa nemmeno raccogliere. Come funziona quindi? Allora, al magazzino possiamo? Abbiamo messo al magazzino, ok? E simbolo della rovina, suppongo che nemmeno ce lo fa installare. Ah no, qui ce lo fa installare, però ci fa perdere un'ora. Cosa vuoi fare? Vabbè, abbiamo preso già gli oggetti, direi che è ora di andare via. Dalla sera si diffonde una puzza nauseabonda. Non credo che sia un buon segno, ma ok. Non è l'attrezzatura. Quindi vediamo un po' che sta succedendo. Ah, ecco, la puzza nauseabonda è che i nostri sgombri sono andati a male. Per cui io direi che sarebbe cosa buona e giusta scartarli. E andiamo ad attraccare a quella che credo, spero, imploro che sia Midolla Maggiore. Fermiamoci un attimino qui. Allora, peschiamo un po' qua. Un altro sgombro, almeno andiamo a rimpiazzare quelli che sono... trofeo pescato, quindi uno sgombro un po' più... raro. Sì. E cerchiamo di andarli a vendere alla baia. Dal momento che abbiamo fatto una prima escursione, ragazzi, catastrofica. Il nostro pesce è andato a male, abbiamo beccato un danno allo scafo che è da riparare al cantiere. Questa zona è stata già sfruttata al massimo. E abbiamo passato tutta la notte fuori quando poi il sindaco ha detto: Prince, non passare la notte fuori perché c'è Cthulhu che ti aspetta in acqua. E noi abbiamo bellamente deciso di andarcene a zonzo, incuranti dei pericoli. Perfetto. Scendo sul molo di Midolla Maggiore, il sindaco sta aspettando lì vicino, sono sicuro ci farà una ramanzina. Ah, vedo che sei tornato tutto intero nonostante brutto stro... ti avessi detto di tornare entro la notte. Molto bene, prima che tu vada in città dobbiamo parlare della tua barca. Ok, come dicevo prima, la tua vecchia barca era ridotta una troppo male, impossibile da riparare. Tuttavia sono ben disposto a venderti quell'imbarcazione in sostituzione. Ok, so che magari non puoi permettertelo al momento, quindi lo considereremo un prestito. Anzi, voglio aiutarti ancora di più. Finché non avrai saldato tutto il debito, una piccola parte di quello che guadagnerai con il pesce servirà a ripagare il prestito. Mi sembra giusto. Una porzione degli interessi verrà usata per migliorare il villaggio. Quindi comunque, brutto figlio di un sindaco, hai il tuo tornaconto personale. Quindi, ricapitolando, dovrai vendere pesce al mercato locale, saldare il debito e così facendo mantenere la popolazione felice con la pancia piena. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Vendendo il pesce aiuto il villaggio e mi ripago il debito, chiarissimo. Dove vendo il pesce? Vabbè, suppongo dal pescivendolo locale, che lo valuterà e acquisterà quello che peschi, aperto a tutte le ore. Forza, ora va, vendi quel pesce finché è ancora fresco. Bene, allora direi di andare direttamente dal pescivendolo. Mamma mia, quanto è carino. Entra in una squallida baracca nella parte esterna del mercato. L'aria è impregnata del familiare odore di pesce. Le mosche svolazzano attorno a un uomo dall'aspetto triste dietro al bancone. Quindi tu sei il nuovo pescatore. Mi stupisce che ne abbiano trovato un altro così in fretta. Che senso? Che è successo a quello di prima? Beh, diciamo che vivere da queste parti non è da tutti. È una vita dura. Passiamo invece agli affari. Ti comprerò tutto il pesce che mi porti. Gli esemplari più grandi e freschi ti frutteranno più soldi. Anche alcune specie valgono di più. Ai villaggi delle altre isole potrebbero pagarti diversamente. Ma finché qui hai un debito da pagare, ti consiglio di concentrarti su quello. Bene, vediamo che cos'hai. Allora, caro mio pescatore dalla voce inquietante e roca, che poi sono sempre io, ragazzi, gli vendiamo questo sgombro per $8.76. Poi
Allora, aspetta. Le possiamo semplicemente marcare e poi vendere tutte insieme, no? Il nostro debito di quanto è? Credito aggiornato, meno $1.77. Non ci dice il debito complessivo, però in alto a destra ci sono i nostri soldi. Io direi di vendergli tutto. E poi, insomma, vediamo quant'è il tutto. Io questo talismano che ho installato, in realtà non ho capito mica a cosa serve. E soprattutto, voglio capire l'altro robo che ho portato a bordo, tipo... Oh, questo te lo posso vendere? Vendi? Sì. Ok. Questo qui... Allora, raccogli... Se lo mettiamo nella stiva... Cioè qui... Lo possiamo installare qui? No. Allora, mettiamolo qua. No, non ce lo fa mettere nemmeno. Non capisco questa meccanica, ragazzi. Non la capisco ancora, almeno. E quindi, caro il nostro pescatore, abbiamo finito. Trovi il sindaco davanti al negozio del pescivendolo. Ottimo lavoro! Sono certo che sarai utilissimo al nostro villaggio. Guarda, ho trovato questo al porto. Sono sicuro che uno come te saprà farne buon uso. Tieni, prendilo tu. Che roba è? Componente per la ricerca. Un componente dall'aspetto curioso potrebbe essere utile per creare nuova attrezzatura, ma prima bisognerebbe dare un'occhiata a un certo molo. Ok, lo raccogliamo intanto. Lo mettiamo qui. Ah, un'ultima cosa. La nostra maestra Dasha ha detto che potrebbe fare alcune modifiche alla tua barca. Ti suggerisco di farle visita. Va bene. Dov'è la maestra Dasha? E perché si chiama maestra Dasha? Che è la sorella di Kratos. Allora, maestra Dasha... Eccola qua, quanto è carina. Entrando nel deposito, noti la maestra Dasha intenta riparare uno scafo danneggiato. La donna ti guarda per un attimo e poi si rimette a lavorare. Ah, tu devi essere il nuovo pescatore. Posso migliorare la tua imbarcazione nel mio cantiere? Ma sia chiaro, non faccio la carità a nessuno. Pagamento anticipato e ogni modifica ti chiede tempo per essere installata. Inoltre, se la barca subisce danni per via degli scogli o di qualsiasi altra cosa, io posso ripararla. Per lo più. La donna scrolla le spalle e gesticola in direzione dello scafo che sta cercando di riparare. Noti varie tavole di legno scheggiate e graffiate, tutte al di sopra della linea di galleggiamento. Guardati intorno, ma ricorda, più grande è l'attrezzatura e più tempo ci vuole per installarla, quindi pianifica in anticipo. Ok, vediamo se è in grado di installarci questo simbolo della rovina, ma sembrerebbe di no. Però forse il componente che c'è dato del sindaco lo può installare, quindi se gli dico di metterlo qui, no. Quindi fammi capire. Allora, ripara tutto, vuole $30, però vende anche uno skimmer semplice e una lenza appesantita. Vediamo la differenza con la nostra. Allora, la nostra è canna di pesca da pesca di base, velocità di pesca 35%, può pescare solo costiero, venduta da $37.50. Allora, se io volessi cambiarla con quella che vende lei, allora questa qui, a parte che costa troppo, ci aumenta un po' la velocità di pesca da 35 a 40, vuole 3 ore di installazione, pesca superficiale. Questo qui, tempo di installazione 2 ore, velocità di pesca più 10%, ma rispetto alla nostra o in generale? E proviamo a mettere a questo punto questo skimmer, acquista. E dobbiamo metterlo dove capita oppure come funziona? Per forza, ah ok, per forza qua. Ma se la sostituiamo a quella che abbiamo già... Rimborso, no, rimborso è per darle indietro. Proviamo a metterlo qui. Che succede se lo sostituisco alla nostra? E la nostra ce la fa mettere qua. Ma adesso mi domando e mi chiedo, se facciamo mettere anche questo qua, che succede? Mi sembra una domanda comunque lecita, no? Le abbiamo entrambe e quindi si cumulano le velocità di pesca? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Per ora lasciamo così e poi vediamo. Allora, se ci avete magari già giocato, mi potete dare delle dritte, scrivetemelo magari qui nei commenti per chiarirmi queste meccaniche che per il momento sono un po' oscure.
Intanto vediamo la sezione ricerca. Ok, canne, componenti per la ricerca. Ok, quindi possiamo ricercare varie componenti che poi ci permetteranno man mano di pescare pesci più avanzati in sezioni comunque più inoltrate. Questo può pescare abissale, adopelagico, ma come facciamo a capire? Allora, usa le componenti per condurre ricerche su nuovi tipi di attrezzatura. L'attrezzatura trovata verrà messa in vendita nei negozi. Quindi queste sono le nostre componenti per la ricerca, ne abbiamo una sola. E quindi possiamo mettere, da quello che ho capito, a ricercare o il mulinello idraulico, che aumenta la velocità di pesca del 50%, ci dà la possibilità di pescare nei fondali oceanici, oppure questa roba sconosciuta che ci fa pescare abissale adopelagico. Io direi di partire con una cosa easy, quindi mulinello idraulico, spendiamo un componente e l'abbiamo messo in ricerca. Perché dice in vendita in basso? Ah, nel senso che adesso l'abbiamo ricercato e quindi i vari commercianti ce lo possono vendere. Ho capito. A che cosa ci serve dormire? Vabbè che adesso è giorno, siamo già da un giorno andando in giro per i sette mari qua, e sicuramente siamo stanchissimi, però non so se è il caso di dormire, io non ho capito ancora che cosa ci viene recuperato. Quindi se ci riposiamo fino all'alba, ok, passiamo tutto il resto del pomeriggio e la notte successiva a dormire, e che cosa guadagniamo? Oh, intanto arriva un nuovo PNG. Dalle scale che portano al faro ti si avvicina una donna ingobbita. Si ferma a una certa distanza e ti guarda con visibile preoccupazione. Guardiano del faro, ragazzi, perché sei qui? Per quelli come te qui non c'è più nulla. Fatti un favore e passa oltre. La donna si volta e torna lentamente verso il faro. Ok, ci ha mandato a fare altre cose. Il sindaco però mi sembra che ci voglia parlare. Proprio la persona che speravo di vedere. Stai andando est verso Midolla Minore? Ti dispiacerebbe consegnare questo pacco allo scaricatore che è lì? Allo scaricatore che abbiamo già incontrato tra l'altro prima. Va bene, caro il mio sindaco, io normalmente accetto una commissione per questi tipi di lavoretti, però sai, siccome sei tu, ti costa il doppio. Prendiamo il pacco e lo mettiamo qui. Il sindaco ti porge un piccolo pacco umido e un pacco umido e gocciolante, ragazzi. Non pensate male. Legato con una stringa. Lo scaricatore ti pagherà la consegna. Ti prego di fare in fretta, non vorrei che si rovinasse. Se ti perdi, ricorda di consultare la bussola e la mappa. E questo è un buon consiglio, caro il nostro sindaco, perché io non mi sono mai perso in vita mia, mai, 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 mai. Quindi in realtà non mi serve. Allora, in realtà nel magazzino abbiamo ancora questo affare che io devo capire come si installa, chi ce lo installa e soprattutto. A che cazzo serve? Allora, installa un'ora, però non ce lo fa fare, quindi non ho capito se ce lo installava la tizia di prima o che cosa. Comunque, allora l'enciclopedia, ragazzi, suppongo appunto ci dia tutte le informazioni del caso sui vari tipi di pesce, quanto costano, dove sono reperibili, eccetera, eccetera. Quindi direi di non soffermarci più di tanto. La mappa, ok, è interessante. Quindi la mappa è proprio fatta per me, per non perderci. Quindi questa è Midolla Maggiore. Midolla Minore si trova a est. Isola Roccanera a sud. E poi ci sono varie regioni. La Spina del Diavolo, ragazzi. A nord-est. Spiaggia Storta, Bacino Stellare, Scogliere Burrascose. Va bene. Andiamo subito dal pescivendolo. Un cliente ha effettuato un ordine speciale, se riuscirai a portarlo a termine ti pagherò più del solito. Parlami di quest'ordine. Ha richiesto una platessa del Golfo e un'anguilla grigia. Portamele quando le avrai pescate. Dovrai utilizzare una canna adatta ai pesci che vivono in acque poco profonde per farle abboccare. La maestra d'ascia dovrebbe riuscire a procurartene una. Hai preso qualche pesce per quell'ordine? Boh, forse. Lascia pure qui quello che hai, terrò tutto in ghiaccio finché la spedizione non sarà pronta. Ah, quindi sì, la platessa è uno dei tipi di pesce che vuole, quindi è questo qui. E poi c'è l'anguilla grigia che al momento non abbiamo, quindi per ora fatto.
Va bene, torna quando avrai tutto. Passiamo agli affari più consueti. Bene, quindi vendiamogli i vari pesci. Ho 15,89 la platessa. Questo ovviamente di meno. 15,91, quindi insomma sui 15-16 dollari la platessa. Mentre il merluzzo era a 15,53, quindi comunque siamo lì. E l'altro sgombretto, dove lo metto? 8,25. Vabbè. Non farti sfuggire i pesci più grandi, sfamano più persone e possono e posso pagarteli di più, giustamente. Dunque, però, buon uomo, io vorrei sapere chi ci può installare questo motore arterioso. Lo metterei anche in stio, però... Ah, ce lo installi tu? Non ho capito se ce lo sta installando lui o se lo possiamo installare noi. Vabbè, installiamolo comunque, lo metterei qui. E ce l'ha messo, quindi abbiamo detto che è dotato di paleossi, alimentato da un cuore pulsante e batte all'unisono con il tuo. Vabbè, inquietante però. Tant'è. Debito residuo 13,25. Quindi ragazzi, ci stiamo comunque avvicinando alla restituzione del prestito. La maestra d'ascia. Che posso fare per te? Il mulinello idraulico costa 410 dollari. No ragazzi, è troppo. La lenza. Lo skimmer. I motori questi qua, non so se effettivamente valgono la pena. Poi le luci di cui ci aveva parlato, che pure costano un botto. Lampada inclinata, io direi di magari aspettare di riunire un po' più di soldi per prendere direttamente una roba che costa un po' di più. Ah, comunque tra l'altro sto vedendo solo adesso, visto che sono un po' deficiente, che basterebbe premere la levetta destra per portare direttamente l'oggetto dall'altra parte. Ah no, l'oggetto, il cursore, dall'altra parte, anziché fare tipo ta 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 ta. Ok, però siccome non l'ho visto prima. Ok, va bene. Allora, sono le 6.45 di sera. Io direi di dare un'ultima pescatina. Ah, eccola ragazzi, l'anguilla. Quindi... Ah, quindi cambia anche su due zone diverse. Ahia. Yeah. Allora, 1, 2, 3. Ok. Sto entrando un po' nel mood delle meccaniche. Riproviamo. Un altro qui. Mancato, perfetto. Qui. E un'altra anguilla. Abbiamo fatto il pieno di anguille. Non so se ce n'è un'altra, non c'è. Però il nostro occhietto dice: sta attento perché sto per dare di matto. E qui c'è qualcosa. Che cos'è? È apparso anche uno scoglio, ragazzi. Quindi giustamente noi non abbiamo acceso. Ah no, levavamo le luci. Però forse siccome sono troppo deboli. Raccoglio oggetto. Aggiunto alla cabina 20 agosto 1927. Quindi sono delle note evidentemente. Messaggi. Mattino del secondo giorno di luna di miele, bla bla bla. Vabbè ragazzi, io non mi fermerei a leggervi tutto, perché questo avrebbe senso solo qualora portassimo una serie di gameplay su questo gioco, che per carità potrebbe essere fattibile. Questo me lo direte voi se vi fa piacere che ve la porti. Io so che è un gioco che comunque è in generale molto apprezzato, lo stanno giocando in tanti, e probabilmente è uno dei migliori indie, da quello che ho sentito, di quest'anno. Per cui se vi fa piacere che vi porti una serie, vi piace il modo in cui ve l'ho portata, ve lo sto portando, fatemelo semplicemente sapere, lasciatemi un bel mi piace anche per farmi capire questa cosa. Io vi invito anche a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per stare sempre aggiornati sui miei futuri video e a seguirmi sui vari social che trovate qui al lato, insieme al mio gruppo Telegram di Play with Prince e a quello di Videogiochi News e le loro strepitose offerte sul mondo gaming. Come al solito questo è tutto per oggi dal vostro The Prince, io vi abbraccio fortissimo e ricordate, giocate e navigate anche con passione. Alla prossima, ciao a tutti!